Ogni volta che decido di andare al McDonald's si presenta lo scienziato di turno. Guarda che quelle patatine sono immerse nell'olio da più di un mese. Guarda che quell'hamburger è lo scarto dello scarto dello scarto dello scarto dello scarto. Guarda che quel cibo contiene grassi insaturi a doppio legame polipeptidico. Lo sai tua madre che lavoro fa? Non mi interessa nulla di tutto ciò. È buono? Lo mangio! Cassa automatica, touchscreen, clicco su tutto quello che mi trovo davanti. Grand Crispy Mac Bacon, Chicken Mac Nuggets, Mac Benzina, Chicken MacBook Pro. 240 euro di cibo e ufficialmente la dieta va a farsi fottere. Vaffanculo! Ho ricevuto tanti tradimenti nella mia vita. Tante delusioni, tante porte in faccia. Ma mai come quella volta in cui quel mio amico, di cui non ricordo il nome perché non è più mio amico, ha avuto il coraggio di ordinare l'insalata. Che cazzo ordini l'insalata al McDonald's? La prossima volta statene a casa, maleducato. Dieta e McDonald's sono palesemente un ossimoro e la nostra vita è continuamente contraddistinta da scelte. Quindi scegli obeso ma felice o magro ma triste. E che cazzo? Ultimamente i laureati in filosofia che lavorano da McDonald's mi hanno messo in difficoltà. Un po' di mesi fa c'era un unico cestino dove poter buttare tutto quello che c'era al di sopra nel vassoio. Resti di pane, plastica, tovaglioli. Quindi non ci pensavi molto e lanciavi anche il vassoio all'interno dell'immondizia, stando attento a non farti muovere da quel fottuto cestino che si apriva e si chiudeva manco fosse un cane, manca. Dopo questo istante, attimi di panico, ti tocchi le tasche, non trovi più l'iPhone e a quel punto pensi: minchia, ho buttato via pure quello. Ora però, purtroppo, non esiste più un unico cestino. Ci sono 25 buchi che ricordano quelli in sala giochi dove uscivano le talpe e tu dovevi massacrarle con il martello, con scritto secco, umido, biodegradabile, non umido, secco, non riciclabile, migliore che il black caffè, che tappa è mia madre. E lì ovviamente, in preda al panico, decidi di buttare in aria il vassoio ed uscire dal locale facendo finta di nulla, in onore delle vecchie abitudini. Ricordatevi una cosa: mangiare è uno dei quattro scopi della vita. Gli altri tre non me li ricordo perché sono ubriaco. Condividi il video e dedicalo a una tua amica o a un tuo amico con cui ami mangiare. Ciao!